Ok, allora adesso Marideglia affronta il discorso, diciamo, dei primi anni del Novecento, ecco, che poi lei svilupperà nei capitoli successivi, per quanto riguarda i primi anni 20, i primi anni 30. Allora, non è stata l'ideologia cattolica, ma la rivoluzione industriale che ha portato all'emancipazione delle donne. I teologi del XVIII, XIX e XX secolo, anzi, continuarono a giustificare la condizione tradizionale di subordinazione e di incapacità legale delle donne sposate. La reazione degli ambienti cattolici ufficiali nel XIX e XX secolo contro il movimento per l'emancipazione femminile mise in luce il perdurante conflitto tra la concezione cristiana della donna come persona creata a immagine di Dio e l'idea che si aveva di lei come essere inferiore, derivato. Il primo a scontrarsi con questo movimento fu Papa Leone XIII, che ha scritto: come Cristo è il capo della Chiesa, così il marito è il capo della sposa, e siccome la Chiesa si tiene soggetta a Cristo, che nutre per lei un amore castissimo ed eterno, così conviene che le spose siano soggette ai loro mariti, i quali a vicenda le debbono amare di affetto, fedele e costante. Poi. Ecco, per quanto riguarda Pio XI, il quale scriveva nel 1939 in un'enciclica sull'educazione cristiana della gioventù: il Creatore ha ordinato e disposto la convivenza perfetta dei due sessi soltanto nell'unità del matrimonio e a grado distinta nella famiglia e nella società. Inoltre non vi è nella natura stessa che li fa diversi nell'organismo, nelle inclinazioni e nelle attitudini, nessun argomento che vi possa o debba essere promiscuità e molto meno eguaglianza di formazione nei due sessi. Questo appunto era il veto cattolico per quanto riguarda il discorso dell'educazione scolastica femminile, per avere appunto un'istruzione uguale a quella dell'uomo. Poi, per quanto riguarda l'enciclica sempre di Pio XI sul matrimonio cristiano, parlando dell'ordine della società domestica, il quale ordine richiede da una parte la superiorità del marito sopra la moglie e i figli e dall'altra la pronta soggezione e obbedienza della moglie. Qui sono frasi degli anni 30. Siamo già nel 1930. Poi, qui non ci si cura di certo di nascondere l'ostilità all'emancipazione delle donne. Il Papa infatti attacca quei maestri di errore che scalzano la fedele e onesta soggezione della moglie al marito e dicono i diritti tra coniugi essere uguali, e che sia da procurarsi l'emancipazione della donna nel governo della società domestica, nell'amministrazione del patrimonio, nell'esclusione o soppressione della prole, e la chiamano emancipazione sociale, economica, fisiologica. Cioè, questo appunto mostra chiaramente come appunto la Chiesa è sempre stata contraria a un discorso di liberazione della donna dal ruolo, persino appunto dai ruoli biologici, no? Perché appunto secondo Pio XI la vera emancipazione della donna non implicherà una falsa libertà e innaturale uguaglianza con l'uomo. Perché, ecco, perché secondo appunto, sempre citando Pio XI, ecco, ogni donna è destinata ad essere madre, madre nel senso fisico della parola. A questo fine il Creatore ha ordinato tutto l'essere proprio della donna, il suo organismo, ma anche più il suo spirito, soprattutto la sua squisita sensibilità. Poi, una culla consacra la madre di famiglia e più culle la santificano e glorificano innanzi al marito e ai figli, innanzi alla chiesa e alla patria. Stolte e ignare di sé, infelici quelle madri che si rammaricano se un nuovo bambino si stringe al loro petto e chiede alimento alla fonte del loro seno. Questa è una frase di Pio XII. Ecco, che poi conclude: anche i dolori che, dopo la colpa originale, la madre deve soffrire per dare alla luce al suo bambino non fanno che stringere maggiormente il vincolo che li unisce. Ella lo ama tanto più quanto più le è costato dolore, pontificando appunto che tutte le donne appunto debbano essere naturalmente masochiste.
Ecco niente, poi appunto Mary Daly fa un commentino finale a queste frasi che appunto sono esplicative, commentando. Per parafrasare un famoso verso di Shakespeare, sembra che gli uomini abbiano protestato un po' troppo. Se la subordinazione della donna fosse davvero così naturale, non sarebbe necessario insistervi tanto e non occorrerebbe dire alla gente con tanto sfoggio di autorità come comportarsi in modo naturale. Anche l'opposizione di questi pontefici alla regolazione delle nascite, che diventa sempre più imbarazzante per una chiesa che si sforza di far fronte alle necessità dei cambiamenti, è radicata in un concetto rigido e inadeguato della natura. C'è da augurarsi che chi è chiamato a guidare la chiesa sappia imparare dagli errori del passato anziché continuare a ripeterli. E in realtà, come abbiamo visto, nel 2014 queste idee sono ancora presenti. Si vede appunto il divieto ai preservativi, il divieto alla contraccezione e tutto quello che appunto, poi tutte le questioni etiche dove la Chiesa continua a mettere sempre le mani. Niente, il video lo concludo qui, adesso andrò avanti appunto a leggere il terzo capitolo, farò anche appunto delle videoletture, poi finalmente farò uscire sempre anche questi stralci, li farò uscire sempre in PDF. Se volete saperne di più, sempre su Mary Daly, che ricordo che è stata una delle prime donne a combattere in teologia, potete appunto cercare i video precedenti che ho fatto su di lei, oppure me la richiedete, o se volete leggerla, me la richiedete, io l'ho fatto uscire in PDF. Niente, vi saluto qui, spero davvero che questi video siano stati utili e interessanti, che siano appunto serviti soprattutto alle donne. E spero davvero di avervi convinto, se è il caso, di buttare via le proprie energie psicofisiche, la propria linfa, la propria anima, la propria psiche, dietro questo culto, quando appunto, come abbiamo visto, è un culto che non nasconde proprio niente di femminile, niente di femminista e men che meno di riconoscimento della dignità appunto della donna vera però, non della donna che hanno in mente loro.